Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Periodo molto intenso quello che sto vivendo in questi mesi, quindi stasera ho deciso di prendermi un po' di tempo e spiegarvi un po' di cose. È un video molto improvvisato e deciso all'ultimo, ma ho bisogno di sedermi un attimo e raccontarvi un po' di cose, anche per rispondere a tutte le domande che ogni giorno mi fate. Quindi adesso sigla e iniziamo subito. Eccomi qua, iniziamo dal principio. Quello a cui sto lavorando da quasi un anno, la serie Da Zero Estremo. Questo è un progetto che sogno da moltissimo tempo. Il racconto è studiato principalmente da me e da un sogno che ho fatto alcuni anni fa. Poi, assieme all'aiuto dei ragazzi di Motociclismo Fuoristrada, di Gas Gas, di Francesco di Bulk Media, abbiamo un pochino perfezionato e corretto alcuni aspetti che erano da rivedere e che nel sogno non erano così chiari. Diciamo che tra il sogno e la realtà c'è abbastanza differenza. Mi sto davvero impegnando tantissimo e dedicando un sacco di sforzi ed energie a questo mio progetto. E non è assolutamente facile riuscire a creare e rendere possibile un programma del genere. Ma grazie ad alcuni sponsor, supporter e amici che hanno creduto in me e che credono in me, tutto questo sta diventando possibile. Ad oggi sono già usciti i primi due episodi che potete trovare qua in alto. E in questi giorni, assieme al team di produzione, stiamo rifinendo gli ultimi particolari per il terzo episodio della serie. Tuttavia, la spesa più grande da affrontare deve ancora venire. Nel senso che la logistica e tutti gli spostamenti per arrivare all'Herzberg saranno davvero una spesa impressionante. Sia per spostare due mezzi, un camper e un furgone con il carrello, sia per muovere tutti i ragazzi che mi aiuteranno con la produzione dei contenuti, sia foto che video, per l'ultimo episodio e per l'articolo per Motociclismo Fuoristrada. Quindi, se per caso tu che stai guardando questo video hai magari voglia di collaborare o darmi una mano a supportare questo progetto, puoi scrivermi all'indirizzo mail che ti lascio qua sotto. Chiunque voglia aiutarmi riceverà da parte mia, in segno di riconoscenza, alcuni omaggi, magliette personalizzate o gadget particolari. Quindi mi raccomando, fatevi sotto. Chiuso il capitolo Da Zero Estremo, si apre un altro argomento che in tantissimi ogni giorno mi chiedete. Vale a dire se correrò o meno in scooter nella stagione 2022. Mi dispiace davvero moltissimo aver dovuto rinunciare alla stagione di gare con gli scooter e alla grande famiglia Too Fast, anche perché quest'anno c'erano le gomme PMT e negli ultimi test della stagione 2021 a Ottobiano avevo fatto un gran buon tempo, il record mai fatto prima di 58,88 col mio 100 Too Fast. Ma oramai, lavorando come videomaker e creator a tempo pieno, ho avuto tantissime concomitanze proprio nelle date delle gare con gli scooter e non ho potuto rinunciare a questi lavori, anche perché alla fine la pagnotta bisogna portarla a casa, e ahimè ho dovuto rinunciare alla stagione di gare con gli scooter. È stata davvero una scelta difficilissima questa qua di rinunciare alle corse, però credo che alla fin fine, anche se magari in tanti non condividono questa mia idea o alcune altre persone hanno preso male questa mia decisione, penso che questa scelta sia stata la migliore, perché è meglio fare qualche cosa in meno ma concentrarsi davvero al 100% piuttosto che fare tante cose e farle un pochino male tutte. Spero di poter risalire in sella al mio zippetto al più presto, ma comunque purtroppo per questa stagione 2022 non sarà possibile. Per quanto riguarda il lavoro invece, si prosegue con Bulk Media, con tutti i nostri clienti, i video aziendali e corporate, video di matrimoni, video, action, di sport, eventi e tutto il resto. Nella seconda parte del 2021 ho avuto l'occasione di conoscere una bionda davvero particolare. Magari chi è del settore un po' dei motori la conosce già, e stiamo parlando di Irene Saderini. Davvero una ragazza piena di risorse e un pochino fuori dagli schemi. A volte mi fa un po' impazzire, però sono davvero fiero di aver iniziato a lavorare con lei e sono davvero contento di questo. L'anno scorso con Irene abbiamo lavorato a una serie per Red Bull sugli sport in generale, sport un pochino particolari, a partire dal wakeboard a Milano d'estate fino ad arrivare alla neve a Cortina d'inverno. In questa prima parte del 2022 stiamo lavorando con Discovery Plus a una serie che uscirà in anteprima questo sabato 2 aprile alle ore 20:20
chiamata Motors e sarà su Motor Trend sul canale 59. E anche questo grande progetto mi sta impegnando davvero tanto, ma sono davvero contento perché faccio grandissimi sforzi e sacrifici per questo lavoro, ma sono soddisfatto e davvero felice di quello che sto facendo. Alla fine è una bella ricompensa anche poter vedere i miei lavori magari in tele o su qualche canale particolare come ad esempio Red Bull. Per il resto della stagione non riuscirò a fare un campionato per intero, visto che tantissime delle mie energie saranno dedicate proprio alla serie da Zero Estremo e all'Herzberg Rodeo, visto che sarà, diciamo, il culmine di tutto questo grande racconto. Però sicuramente farò qualche tappa del campionato italiano enduro estremo, come ad esempio la prima gara che sarà il 24 e 25 aprile al Pro Park di Ceranesi, provincia di Genova, e questa sarà una bella gara di preparazione per l'Herzberg. Poi farò anche altre gare del trofeo enduro gas gas e la prima sarà proprio la prossima settimana, il prossimo weekend, 9-10 aprile a Castiglion Fiorentino, e qua sarà credo una gara pazzesca perché saremo anche assieme ai ragazzi del trofeo enduro KTM e Husqvarna, quindi tre marchi, ci si aspetta intorno a 600 piloti, quindi sicuramente sarà una gara pazzesca, super divertente, assieme anche a tantissimi altri amici e rider. Durante il resto della stagione farò comunque altre gare e vi terrò sempre aggiornati sul mio profilo Instagram tramite le storie, quindi se non mi seguite ancora mi raccomando, Crazy Vigno su Instagram per non perdersi niente. Detto ciò, spero che all'Herzberg possa andare tutto per il meglio secondo una specie di programma che mi sono fatto in testa. Portare a termine la gara secondo me al 99% sarà impossibile, c'è sempre quell'1% che non si molla mai, però è davvero una cosa troppo troppo tosta, quindi la vedo davvero molto molto difficile. E poi si potrà continuare il resto della stagione divertendosi, andando a qualche gara, a qualche evento, dando un po' di gas assieme ad altri amici durante i weekend. Ultima news, giusto per rimanere in tema motori e gas, questa domenica 3 aprile sarò al Women Motor Bootcamp, un evento pazzesco dedicato a solo ragazze, organizzato dai miei amici di Officine Vivaldi. Saremo a Castelletto di Branduzzo al cartodromo Sette Laghi e sarà un weekend totalmente dedicato alle ragazze e a far provare nuovi sport a contatto con moto, go-kart, moto da enduro, drift, sport acquatici e molto altro. Io sarò lì a filmare la domenica assieme a tutta la media crew del Women Motor Bootcamp e ci sarà anche Sofia per provare qualche nuova attività e magari uscire un pochino dalla sua comfort zone. Ovviamente tutto questo evento ha come parola d'ordine la sicurezza, quindi ogni cosa è studiata appositamente per le ragazze e per farle sentire a proprio agio, seguite sempre da persone competenti e del settore. Quindi se siete nei paraggi sicuramente ci vediamo al bootcamp oppure alle gare che ho detto prima. 9-10 aprile Castiglion Fiorentino con il trofeo enduro Gas Gas, KTM e Husqvarna, oppure 24 e 25 aprile al Pro Park di Ceranesi a Genova in cima al monte. Raga, scusate ancora per il dilungamento e questo video, però avevo bisogno un pochino di sedermi, fare reset e raccontarvi quello che sta succedendo. Spero che anche voi siate entusiasti di tutte queste novità, non per forza delusi dalla mancanza di un'attività piuttosto che un'altra, ma semmai gasati di vedere nuove avventure ed esperienze dal mio punto di vista. Sono contento di questa mia piccola community, pian piano cresciamo ogni giorno sempre di più e per l'occasione del raggiungimento dei 10.000 iscritti, che spero arrivi il prima possibile, sto organizzando qualcosa di davvero carino e simpatico. Quindi, se non sei iscritto, iscriviti subito e attiva la campanellina. Condividi il video con i tuoi amici perché organizzerò un giveaway bello sostanzioso con magliette, premi speciali, gadget, omaggi, una roba bella gasata. Mi raccomando, stai sempre sul pezzo. Ci vediamo in giro da qualche parte, a qualche gara, a qualche evento. Gas e alla prossima. Ciao ciao.